Lost? La versione pacifica? Vegano, dammi la mano. Io rispetto ai vegani sono meno rigido, sono più scherzoso, si vedono i cartelli, si vedono le cose che facciamo e diciamo. Non credo che sia giusto non mangiare assolutamente carne, oltre per un discorso fisico, anche per un discorso di storia, di tutto. Un dottore che è venuto la settimana scorsa, leggendo il cartello, ha sorriso. E io ho chiesto: dottore, che cosa ne pensa? Pensando lui mi desse una risposta tecnica, medica. Invece lui mi ha detto: Claudio, se Dio ci ha fatto lo stomaco, vuol dire che dobbiamo mangiare la carne. Se dovevamo essere vegetariani, ci faceva rumine. E è scoppiato a ridere. Dunque, non mangiatene molta, ma un pochettino mangiatela. Ma i suoi clienti cosa ne pensano? Allora, leggo il cartello, io l'ho messo per scherzare, e tutti non capiscono queste scelte così radicali. Che capisco se uno non digerisce la carne, se uno non sta bene, è un conto, ma una scelta, non che adesso sia un po' di moda, ma una scelta un po', diciamo, radicale. Sono contento per il ristorante che lo fai, che sta lavorando molto bene, io vedo anche le recensioni, perché è così, a Piacenza c'è un'ampia scelta, uno può mangiare il sushi, può mangiare vegano, può mangiare, e ci mancherebbe altro. E rispetto ai vegani, noi siamo un po' più morbidi, loro sono un po' più rigidi. Anche il cartellone che hanno messo adesso, ama il tuo cane, non so, numero uno non so chi li ha pagati, e numero due mi sembrano un po' troppo estremisti, cioè un po' troppo spinti in là, capito? Poi ognuno fa le sue scelte e vanno rispettate entrambe. Noi, guardi, in Italia abbiamo un OSL che lavora molto bene, un OSL che tra virgolette ci fa un mazzo mandolino, e dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo tutte le tracciabilità, siamo costretti a esporre ai clienti il lotto, la tracciabilità, da dove la merce arriva, è tutto tracciato. Al giorno d'oggi non vale la pena fare il furbo, si deve rigare dritto, e poi il nostro motto è dare la qualità alla gente, la qualità paga sempre. Sta andando discretamente, io dico discretamente, nel senso che noi stiamo lavorando, noi ce la mettiamo tutta, lavoriamo dalle 12 alle 15 ore al giorno, la gente lo vede, la gente è con noi, e poi cioè, stasera voglio mangiare la pizza, mangio la pizza, stasera voglio mangiare uno spiedino in piedi spendendo 7 euro, mangio lo spiedino in piedi, domani sera voglio mangiare vegano, mangio vegano, cioè è una scelta in più, un'opportunità in più che si è dato a Piacenza, secondo me è interessante, poi c'è chi è piaciuta, chi ha colto l'idea, chi non ha capito, ma l'idea è... non ho voglia di mangiare i tortelli, domenica li mangio, stasera non ho voglia. Non ho voglia di sedermi, star mezz'ora all'antipasto, il primo. Voglio mangiare un hamburger al volo, lo prendo, lo mangio, vado. E buonanotte. Fai mangiare. Bella, guarda cosa arriva. Che bello. Ti ha anche la tua fettina. Noi siamo venuti qui appositamente per mangiare una crostata. Il cavatappi era, chi ci odia e chi ci ama, perché a volte c'è confusione, a volte, ma è il suo bello, secondo me. I clienti come sono, eterogenei da tutto il punto di vista grafico? Di tutte le età, dal bambino di 2 anni che ha in bocca uno spiedino alla nonna che accompagna il nipote, cioè il bello è quello, secondo me. E poi c'è questo tavolo meraviglioso, che non è un tavolo, dove la gente è tutta vicina e chiacchiera e ride e scherza, gente che non si è mai vista, poi escono, vanno a bere da un'altra parte. Venite sempre qua. Io prima volta. Anch'io, c'è già stato. Così no. Viene da Rimini. No. È venuto giù apposta da Rimini. Lui viene da Bologna, l'ha chiamato da Bologna. L'altra sera c'erano 3 gruppi di 2 persone, alla fine sono andati a giocare a bingo, ma non si, uno di Genova, uno di Cervia e 2 di Piacenza, sono andati a giocare a bingo, ma non si erano mai visti. È meraviglioso questo, è quello che la gente cerca, un bei tranquilli, senza la rigidità di tutti i tavoli separati che ci vuole nei momenti opportuni. Finiamo con la sfida più difficile, un messaggio al vegano. Dopo il vegano stammi lontano, vegano dammi la mano. Ciao, auguri a tutti e che sia un anno di felicità. Endorfine da globuli rossi! Sì!